good scene, isn't it? One man crazy, three very sane spectators. Ragazzi, ben ritrovati. Questa volta vi racconterò la storia di una macchina un po' particolare che va un po' contro tutte le leggi, le mode, tutto quello che si sta evolvendo in questi ultimi anni in ambito scalera e in ambito gare. Quindi questo, diciamo, è uno scalera un po' più realistico, con carrozzerina ABS. È quello che uso io da tanti anni, che tutti gli anni ha avuto degli step evolutivi, però comunque sempre con base TRX 4. Perché dico che va un po' contro le regole? Perché è pesante, è piccolo, ha le ruote piccole, è corto di passo, è tutto la rovescio di quello che negli ultimi anni si consiglia per avere la macchina giusta e che va di bene. Quindi, facendovela breve, oggi ve lo faremo vedere nel dettaglio, andremo a vedere quanto pesa, quanto è lungo di passo, quanto è largo. Vi faccio vedere dentro perché da quest'anno non è più tutto TRX 4, ma gli abbiamo messo una trasmissione axial centrale spostata in avanti col motore centrale, quindi pensiamo che sia ancora migliorata, diciamo la verità. L'abbiamo provato e va veramente forte. Dopo lo vedrete nelle immagini in pista. Non so perché va così bene, però va bene, quindi non ci facciamo troppe domande, e delle volte quando tutto va bene è meglio non farsi troppe domande. Comunque la macchina è spettacolare. Chi fa il nostro campionato blocca tutto, categoria BS, ha già avuto modo di vederlo in azione. Fra l'altro sempre andata a podio in quasi tutte le gare degli ultimi campionati. L'ultimo, il 2022, addirittura al primo posto, ha concluso. Quindi cosa dobbiamo dire? Io non lo modifico, non lo alleggerisco, non lo allungo, non lo allargo, perché va bene, allora lo lascio così. Adesso andiamo subito sulla bilancia, così vi faccio vedere quanto pesa sto mattone, perché è stato soprannominato dagli altri del blocco a tutto il mattone, perché tutte le volte che mi fanno un recupero, gli chiedo, mi prendi la macchina, vanno lì, ma quanto pesa sta macchina? Cioè, è incredibile. Però nonostante tutto sta attaccata agli ostacoli e guidata come va guidata da un sacco di emozioni. grammi. Prendiamo tre piccioni con una fava, perché vi faccio vedere la macchina dentro e tutte le modifiche che sono state fatte. L'andiamo a vedere come va in pista e soprattutto vi faccio vedere i paraurti di White Garage di Antonio Bianco, che me li ha mandati e io non li ho messi come fanno tanti sulla macchina realistica, che ci vanno nel boschetto, sì, sono bellini e faccio il paraurti realistico. No, l'ho messo nella macchina da gara perché sono in metallo, sono saldati a TIG in acciaio, quindi non fanno la ruggine. Fra l'altro glieli ho fatti lasciare con una finitura un po' grezza, non me li ha lucidati a specchio perché a specchio sono troppo fighetti, non era la macchina giusta per metterci quella finitura, e quindi ho voluto proprio metterli in questa macchina proprio da guerra, perché questa è la mia macchina da guerra. Lo chiamiamo Frankenstein perché è partito agli inizi con una carrozzeria dove c'era proprio scritto Frankenstein, era tutta tagliata, accorchiata, un Hilux, e sempre con quella gabina negli anni siamo passati poi a portarlo traghi, a passare alle gomme piccole, al passo accorciato, poi sono stati cavati i blocchi, è stato cavato quest'anno il cambio, quindi non ho più due marce ma monomarce con trasmissione axial, quindi ci tenevo particolarmente, è un pezzo della mia vita modellistica che mi sta dando ancora tante soddisfazioni, quindi ve lo presento a 360 gradi oggi. Passiamo alla carreggiata, che è di soli 230 mm, quindi 23 cm, e poi abbiamo le classiche gomme ProLine Super Swamper da 109, le classiche piccoline mescola G8 che con tutto questo peso lavorano ancora benissimo.
285 mm di passo, quindi solo 28 centimetri e mezzo. Oh, adesso andiamo a vedere dentro perché c'è stato da lavorare per incastrare tutto in questi pochi spazi e ovviamente tenere tutto più basso possibile, nonostante quello che avevamo in casa. Quindi abbiamo una combo AXE 2003 KV col suo relativo motore, tutto waterproof, trasmissione axial messa più avanti possibile, con corona girata in avanti, appunto per stare bene con gli interni 3D. Il telaio forse è stato il primo telaio fatto per i TRX, ancora prima dei vari Elephant e T-Rex. Questo me l'ero fatto tagliare da un amico, il mitico Stefano, che me l'ha fatto sul mio disegno, molto semplice, di concezione ancora vecchia, con molto piano sotto, però unito ai ponti e portali dice ancora la sua. E poi adesso vi faccio vedere la chicca, i parautini di White Garage. Dietro l'abbiamo richiesto particolarmente semplice, poi in più l'ho anche tagliato per avere più linea col pianale del traghi, in modo che non fosse troppo invasivo. Davanti invece c'è il doppio tubo col passaggio filo vericello, tutto saldato a TIG, vedete, tutto bello pulito. Ovviamente c'ha le sue asole per regolare la lunghezza. Skid totalmente d'alluminio, rifatta da zero, perché avevamo bisogno di misure un po' particolari per farci stare tutto, quindi link aperti davanti e stretti dietro, realizzata dal nostro grandissimo tornitore Delvis, quello che ci produce anche i nostri cerchi, blocca tutto. Qui vedete un dettaglio del supporto servo, il collarino, quindi tutto molto spostato in avanti. La triangolazione dei link la vedete, e qua sono praticamente venuti dei link cortissimi. E adesso vi faccio vedere che non è stato neanche facile, perché qua ci siamo tutti molto precisi. Guardate il pignone quanto passa vicino all'uniball, è tutto perfettamente incastrato senza interferenze. Adesso lo andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Quindi è la classica gabina Hilux Tamiya, modificata diciamo pesantemente perché è stato accorciato il muso per avere un attacco maggiore. Vedete, nonostante le gomme piccole, abbiamo quasi un quarto di gomma che va ad appoggiare nell'ostacolo prima che vada a toccare paraurti o carrozzeria. Gli è stato fatto un musetto un po' particolare con dei vecchi pezzi di cage, e poi qui abbiamo il loghino Toyota che è stato cavato da una chiave delle auto vere per avere un po' più di realismo. Fanalini sempre custom, li avete visti accesi prima con una coppia di LED ognuna. Poi dentro ci siamo affidati ai grandissimi ragazzi dell'SSPP Garage, che ci ha preparato un interno con due sedili sportivi Omino Willy, colorato e tutto preparato dal grandissimo Davis per essere a norma con il campionato blocca tutto ABS di quest'anno. Quindi abbiamo due sedili, cruscotto in 3D, pavimento, qualche accessorino che non fa mai male, leva del cambio, cassettina del pronto soccorso e via. Poi passiamo dietro, dove è stato diciamo messo un pianale di tipo traghi, quindi è un vecchio cage sempre in plastica della Proline, ristretto, accorciato, e gli è stato fatto un piano con della plastica rigida sopra, i buchi per gli ammortizzatori. Anche qui troviamo il parautino by White Garage, ovviamente il posteriore più semplice, solo con un tubo richiesto io, più semplice possibile e più funzionale possibile. Poi abbiamo un supporto servo sul ponte con trasformazione a 4 link sempre di SSPP Garage, dove gli ho installato dietro un vericello con rocchetto esterno molto potente che passa poi dalla rulliera del paraurti di Antonio. Macchina molto semplice, gli ammortizzatori sono sempre i suoi Traxxas con le famose modifiche che facciamo sempre vedere nei nostri video. Qui sono state messe delle molle da buggy anteriori che noi le usiamo anche nel rally. Vedete che l'effetto tetta l'abbiamo sempre lasciato, nonostante adesso siamo invaghiti dei rigidi, ma l'effetto tetta ci sta sempre bene. Spettacolo. Oh, io ragazzi vi ho spiegato tutto, vi ho fatto vedere tutto, direi di andarlo a vedere in pista come si comporta sto piccolo mattone.
Prima di andare in pista, ragazzi, vi ricordo che se vi sono piaciuti questi bellissimi paraurti, funzionali, estetici e personalizzabili al 100%, contattate White Garage di Antonio Bianco e chiedetegli tutte le info, che sarà completamente a vostra disposizione. Ciao!